Salve a tutti, sono BravoWiki, benvenuti a un nuovo episodio qui sul server di Multicraft, che per il momento si chiama ancora Multicraft, ma poi non so come si chiamerà. Allora, un po' di informazioni, diciamo, di servizio. Allora, ho deciso di lasciar perdere con registrare i video in HD perché è praticamente impossibile per il mio computer. Quindi saranno in 480p, cercherò di, diciamo, aumentare la qualità. Cioè fare in modo che si veda bene. Ora uccido mio fratello che sta giocando al cellulare, quindi fa casino. Comunque, quindi niente HD almeno per il momento. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho registrato e sono andato avanti con le varie costruzioni. Sbam! Questa è la Gold Farm, e come ricordo è attaccato a vari portali giganteschi che si possono vedere da questo lato. Fa spawnare pigman che poi cascano e mi droppano l'oro. L'ultima volta era solamente a uno stato praticamente embrionale, ma diciamo, ho costruito, diciamo, questo case intorno fatto di clay gialla e vetro blu con le scale di acacia, e questa è clay arancione, glowstone. E mi sembra che sia venuto anche abbastanza bene. Se noi saliamo sopra, ho cambiato il sistema dei pistoni. Ora ho fatto in modo che sia libero, diciamo, da tre lati. E per far questo ho usato un double extender che si trova qui dietro. Qui c'è ancora la cobblestone, dovrò rimuoverla al più presto possibile. Però comunque questo è un double extender. Non è il migliore di sempre. Ora crepo in diretta, visto che mi sono dimesso, rimasti solo due cuori. Comunque, questo double extender fa sì che i pigmen quando cascano non muoiono e gli rimanga un solo hit per crepare, e posso prendere l'esperienza, anche se conviene ucciderli da qui. E niente, questi continuano a cadere e mi danno esperienza. Comunque, dalle mie osservazioni empiriche, mamma mia quanto sono colto, ho osservato che se ci avviciniamo sempre di più ai portali ne spawn di più, per questo ci sono queste scale per salire qui sopra. In pratica mi metto AFK qui dentro, metto un blocco qui e quelli si accumulano. Però non voglio migliorare il sistema di salita e spero di potercela fare in questo episodio. Se scendiamo, vi faccio vedere che stavo qui. Ho messo una cosa, un enchanting table, ma probabilmente è una disposizione provvisoria. Non so dove vedere. Se noi scendiamo di sotto, qui sotto, stavo iniziando a lavorare ai sotterranei della Gold Factory. Diciamo che questa la chiamiamo Gold Factory come nome questo edificio. E prima andavano a finire lì sotto i pigman. Ho abbassato il punto di drop e qui ci sono i dropper, e comunque l'ho fatta così. Qui ci metterò varie cose che mi servono, le casse eccetera, il sistema di smistamento, compagnia bella. Qui ancora tutto in stato ancora primitivo. Queste sono le scale per salire alla fortezza. Dovrò fare un sistema di connessione tra questo stile e quest'altro probabilmente. E qui voglio fare una cosa che scenda e che vada qui sotto, perché per il momento no, non si può accedere a cose, agli hopper. Infatti si accumula tutto lì dentro. Da qui si esce, devo ancora aggiungere le scale, ma vabbè. Qui sotto ho costruito anche un sistema per cuocere le mucche automaticamente. In pratica come funziona? Prendiamo un po' di grano. Si prende il grano da qui, ovviamente questa è solo provvisoria, infatti è tutta distrutta, se notate mancano dei pezzi. Comunque si prende il grano da qui, si va in questo punto qui. È stato tipo atroce costruirlo. Si pigia questo presso plate e questi appaiono. Tu vai qua,
e gli dai da mangiare. Poi ripigi sopra il coso. I pargoletti in pratica scendono qui sotto. Qui dentro c'è la lava. Adesso vi faccio vedere. Quando premo qui, se ne va via la lava e appare un rivolo d'acqua che spinge i pargoli qui sotto. Poi quando ripremo qui appare la lava e l'acqua se ne va. In questo modo, in pratica, quando i pargoli di questi qua crescono, muoiono perché aumentano le dimensioni e quindi vanno a collidere, la loro hitbox va a collidere con quella della lava che li cuoce. E dopodiché qui c'è sempre un hopper per raccogliere stick e leather. Ovviamente dovrò mettere una cassa. Comunque mi sembra che glitchano, mi sembra che sia un sistema abbastanza decente. La redstone è veramente elementare. Due dispenser, uno con un secchio d'acqua, un altro con un secchio vuoto che si riempie di lava, e quando si preme il coso, la pressplate, si alternano. Questo fa uscire fuori l'acqua, questo fa rientrare la lava e viceversa. Ovviamente quando usciranno nella 1.8 i pulsanti che si possono mettere all'ingiù, metterò un pulsante all'ingiù. Comunque niente di eccezionale, serve semplicemente a rifornirmi di carne cotta in modo facile. Per quanto riguarda gli utensili che ho ora, sono riuscito a rifarmi un piccone di efficienza 5 e ho anche una Diamo Sword. Questa qua mi è capitata, non l'ho fatta, anche un'ascia fatta così. Sono a 0 diamanti e quindi dovrò riandare a scavare molto presto. Comunque direi che per ora è tutto. Coserò un altro aggiornamento tra un attimo. Allora direi di buttare su un bel piccone se ci riusciamo. Prima apriamo qui, prendiamo l'esperienza. Come vedete, ho notato che sul server ci sono un po' di accorgimenti apriamo, lo mandiamo di sotto, che sono stati presi. Per esempio l'XP si accumula tutto insieme, non ti fa quell'effetto bruttissimo che ti oscura la visuale. Vediamo un po'. Ah, devo prendere una workbench che sta qui dietro. Allora, facciamoci un piccone. Sto cercando di prendere un piccone con Fortune 3. In realtà ce l'avevo uno. Il problema è che Fortune. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Il problema è che cioè, sono morto. Come sempre. No, 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 no. Ok. Addio, mondo crudele. Ok, recupero la roba e poi continuo col video. Bene, scendiamo di sotto dopo aver recuperato tutto quanto e andiamo a vedere i progressi che ho fatto diciamo nel sotterraneo della Gold Factory qui. Come vedete, ora ci sono queste ceste. Quella di sotto è collegata direttamente agli hopper qui e fanno salire solamente il gold ingot e il gold nugget. Come vedete, stiamo per fare quasi uno stack intero. Vedete, questi muoiono, droppano le cose e vengono trasportate qui. Ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che arrivi, se arrivano. Vabbè, comunque sia, vengono trasportate lì. Come funziona? Allora, qui abbiamo tutti gli hopper che mandano come ultima, che mandano a un dropper, diciamo. Nel dropper ci hanno tutte le cose inutili come le spade e la carne marcia. Qui a metà strada abbiamo un item sorter che dividerà, diciamo, per le gold nugget e per i gold ingot. Come funzionano spero che lo sappiate, comunque ho fatto anche un tutorial parecchio tempo fa appena erano usciti gli hopper. È un funzionamento abbastanza semplice. Quando si aggiunge una di più di gold nugget mentre passa sopra questi tubi, sopra questi hopper, fa sblocca il sistema, ne fa passare un'altra e morale della favola, diciamo, dividere
Gold nugget da resto della robaccia che scende. Tanto delle spade diciamo non è che mi interessa poi così tanto. I gold ingot poi vengono rimessi in circolo nella stessa cosa. Vengono passati qui. Qui abbiamo un item elevator. Abbastanza semplice. Vede quando c'è un item qui sotto. Questo è un clock. E lo porta sopra. Qui abbiamo una fornace. Solamente per l'aspetto di sopra. Come vedete ora è arrivata una gold nugget e è stata trasportata sopra. E questo qua invece, come detto, serve per eliminare le cose sempre. E come quell'altro, qui abbiamo un clock, la stessa cosa. E probabilmente metterò della lava. Per il momento non ce l'ho messa perché ho pensato se nel caso ci butto qualcosa che poi mi serve. Così per sbaglio mentre sto costruendo. Ok, mentre sto costruendo poi dopo magari me ne pento. Uccidiamo le galline sono un problema. Purtroppo il server è nella 1.7.2 mi pare. Comunque quando ancora non hanno risolto il bug delle galline che si accumulano, che spawnano al di sotto degli zombie. E quindi niente, quindi questo è un vero problema. Perché, cioè, so pieno di galline ovunque. Qui, vabbè, qui c'è questa qua, come ho detto. Qui si può accedere alla fornace. Se voglio bruciare qualcosa posso bruciarlo. E poi stavo pensando di mettere qui sotto un coso per fare le pozioni automaticamente. Le pozioni quelle là per di vita istantanea. E di piantare qui dei meloni da qualche parte. Allora, sono andato avanti con i progressi qui nel sotterraneo della Factory Golden Farm, come si chiama. E ho aggiunto questa workbench a scomparsa. In pratica qui sotto c'è un block swapper. E qui come vedete si accumula l'oro e funziona bene come già detto un attimo fa, solo che per me è passato tipo un giorno. Comunque qui sotto c'è il circuito, l'ho tipo scopiazzato da YouTube, proprio così facile facile perché comunque non, cioè qui c'è l'input che arriva, perché cioè voglio dire i modelli trovati da altri sono sempre migliori dei propri, sempre. Questa è una regola. Quindi ho aggiunto questa cosa qui sopra. Qui sopra. Quindi saliamo sopra. Ho levato la scalinata, quella più superiore. Perché faceva schifo vista da fuori. Ho messo una semplice scala. Volevo fare una cosa più complicata, tipo con i minecart. Ma comunque anche la scala così normale è abbastanza veloce. Voglio dire, per questi tratti non ci vuole molto. E qui farò una stanza dove in pratica potrò stare AFK, come si dice, per far accumulare i zombie. Comunque direi che questo episodio finisce qui prematuramente perché ho una clip da mostrarvi di come io, Memory e Luca Bonfi battiamo il Wither. Il problema è che l'audio fa cacare, cioè nel senso le voci degli altri sentono bassissimo. E poi mentre stavamo battendo il Wither passa fuori casa mia una specie di betoniera che fa un rumore allucinante, tipo una roba del genere, una roba schifosa. Quindi l'audio fa abbastanza schifo. Per il resto, cioè se non volete vederlo perché fa veramente pietà, lasciate perdere. Comunque abbiamo battuto questo Wither e il beacon se l'è fregato Bonfi perché sì, ce l'ha lui da qualche parte. Sicuramente lo farà vedere nei suoi video se li farà uscire o cose del genere. Comunque per questo episodio è tutto, se l'avete apprezzato lasciate un bel mi piace o cose del genere. Se non l'avete apprezzato mettete un non mi piace, tanto non me ne frega niente, mi piace. Comunque sia, uccidiamo questa mucca, sacrifichiamola, è morta, anche tu muori.
E quindi niente, al prossimo video, ora vi lascio questa clip, ciao ciao. Allora, facciamola. Eccoci qua, abbiamo fatto un po' di pozioni, una golden apple di quelle toste a testa. Ce l'hai anche te, Brown? Sì. Sì, oh. Ok, la vedo. Anche nel tuo vecchio let's play dicevi sempre toste, l'arco Allora, toste. aspettate, sta una per Brown, una per Memory, Thanks. una per Riesco ad Brown accoglierla. e una per Memory. Perché era un blocco di stone quando l'ho lanciato? Ok. Non ho idea. Io ho visto un blocco di stone, ve lo giuro. Ho lanciato la Io no. pozione e c'era la texture dello stone. Boh. Bello. The Ma fuck? mi vedo il tuo video. Ok. Ok. Abbiamo la soul sense. Bene. Regola generale, non distruggiamo la No, quella fornace. fornace è assolutamente un valore affettivo per me. L'esplosione della me. Allora. Vai. Aspetta, 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 aspetta. state piazzando? Sì. Anzi, no, 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 vai pure, vai pure. Ok. E un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Cosa c'è proprio? Ah, non ho mangiato le pozioni. Ok, è apparso. Dentro. Sì. Ah. Ah, ma fa quella, ma fa quella. Perché rimbalza? Boh, sarà tipo un bug di Bucket, queste cose. No, non riesco a colpirlo, sto laggando troppo, credo. Stiamo subendo alcuni attacchi di DOS e ogni tanto qualcuno di noi potrebbe crashare. È morto, vero? Ahia, ahia, ahia. Penso. È morto? Sì. Ah, ce l'ho io la stella? Raga. Oh, bravo. Aspetta un attimo, Bene, ci faccio sei una. servito di Wither 2. Mettetevi qui Grazie. accanto. Ah, aspetta. Qualcuno ha delle pozioni di cura barra. Sì, io ce l'ho tutte. Venite qua, venite qua. Grazie. Qua, qua, qua. Sono ancora per 17 secondi, sto cremando. Raga, raga. Prendete. Mangio quella pozione. Io le mie pratiche non le ho sprecate. Wow. Io sono stato l'utile idiota. Sono stato l'utile idiota di questa. Io più che sono Io attaccato a Wither perché mi pigliavo me ne sti sono colpi. salito preventivamente sulla montagna. Aspetta. Io tankato Perché visto che ero un po' in pesantemente. ritardo con le pozioni all'inizio, ho detto no, devo assolutamente rifugiarmi Oddio. da qualche parte. Sì. Bene, Ieri mi sono pigliato ora tutti i ci manca colpi. soltanto da ottenere abbastanza ferro, barra oro, barra diamanti, Beh, barra l'oro non è un smeralda problema, con la e farm di Brown Wiki non è assolutamente un problema. infatti vi mettete AFK là e siate a posto. Sì, io mi metto un po' lì a Esatto. AFK, Afk. AFK, AFK. Due ore Sì, di Afk. AFKing lì sopra. È vero. Vedi lì che la cesta esplode. No, raga, ho perso la stella. Sto scherzando. Ehi, chi è che mi ha sparato? Chi è il genio che mi ha messo fuoco? Chissà se puoi sparare Tipo la la fire gente resistance adesso. in F5. La fire resistance. No! Sì, Luca, decisamente. Ah, è Cioè, vero, c'ho ancora la fire resistant. pigliati questa freccia nel culo. Vai. No, prendo danno. Aspetta, aspetta. Aspetta, non mi colpire. Una mira io. Ho visto. No, ti ho fatto un pelo. Vabbè, cerchiamo di non ammazzarci, però. No, t'ho colpito, è diventato rosso. Ah. Tanto la regeneration. Fermo. No, no, sto morendo, sto morendo, sono morto. Tanto Ah, gli no, altri non sono sono gli morto. attacchi poi. Ah, no, 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 sto morendo. C'ho un cuore e mezzo. Ragazzi, ho anche una spada abbastanza potente, quindi. Ah, mi inculo tutte le frecce, ma. Aia! Ah, abbiamo pure. Merda! Che cazzo di pancia è l'altro? Mi ha spedito su Andromeda. Ma chi è che fa eco? Oh yeah! Lezzo, lezzo. Quanto ti rimaneva?
Con sti stavo. No, adesso voglio farmi tutta la strada, perché? No vabbè, ci sta tutto nel mio inventario, te lo porto indietro. Sì, pigliati la mia roba. Riesco a portarti tutto indietro? Sì. Ok, posto. Bene,